promuove questo appuntamento che si chiama Diritti al Punto, che è uno spazio che è dedicato agli attivisti e alle attiviste di cittadinanza attiva ed organizzazioni partner, quindi uno spazio di approfondimento per offrire un'analisi puntuale e anche una lettura critica di provvedimenti normativi sia nazionali che europei di recente approvazione nella loro fase conclusiva, diciamo, del loro iter. Questo perché appunto tutti noi abbiamo bisogno di conoscere in profondità anche quelli che sono appunto provvedimenti normativi che sono alla base di molte delle nostre azioni di tutela. Questo appuntamento in particolare ci fa piacere perché rientra in un ciclo di formazione di 6 incontri, questo è il primo, finanziato dal MISE e per il quale sono appunto presenti diverse associazioni di consumatori, nostri partner in questo progetto. ADOC, Federconsumatori, Udicon, Unione Nazionale Consumatori, Associazioni Utenti dei Servizi Radio TV, ASSOURT. Benvenuti, quindi ci fa piacere che oggi condividiamo insieme questo spazio che per noi è davvero uno spazio prezioso, breve ma intenso, con il quale appunto entriamo in contatto di provvedimenti normativi molto utili per le nostre attività. Di cosa ci occupiamo oggi? Oggi abbiamo deciso appunto di occuparci di una direttiva europea, in particolare la direttiva 2020 del 2020, la 2184, che riguarda la qualità dell'acqua per il consumo umano. E vedremo che è importante per diversi aspetti, perché rimette al centro un importante tema dopo tantissimi anni, è importante perché prevede l'attività dei diversi poi stati, su questo e anche in tempi non lunghissimi, ma soprattutto perché introduce delle novità importanti sia in termini sia sul versante della sicurezza per tutta la filiera che anche dal punto di vista dei requisiti igienico-sanitari minimi. Abbiamo con noi per discuterne oggi il dottor Luca Lucentini. Luca Lucentini è il direttore del reparto di qualità dell'acqua e salute dell'Istituto Superiore di Sanità. È con noi anche Annalisa Mandorino, che è la nostra segretaria generale di Cittadinanza Attiva, e Tiziana Toto, che è la responsabile nazionale delle politiche dei consumatori di Cittadinanza Attiva. Abbiamo immaginato una parte introduttiva, diciamo, che presenta appunto la direttiva e ne si focalizza ovviamente su alcuni punti, non su tutti quelli che sono per noi più importanti anche da un punto di vista della novità, e quindi a due voci Tiziana Toto e Luca Lucentini ne parleranno. Poi abbiamo immaginato di lasciare uno spazio di 10-15 minuti alle domande, per cui vi pregherei di trovate in basso uno spazio che è D ed R, domande e risposte, in modo che lì siano visibili e facilmente raggruppabili. Io le leggerò e le riporterò ovviamente ai relatori, e poi gli ultimi minuti lasceremo la parola ad Annalisa Mandorino per delle conclusioni. Quindi io mi taccio e lascio la parola a Tiziana Toto e Luca Lucentini. Grazie Daniela, e innanzitutto buonasera a tutti e grazie davvero per la presenza in così numerosi. Io cercherò di fare un po' un intervento di contesto e quindi, diciamo, parlare in modo introduttivo della direttiva, chiedendo poi ovviamente il soccorso di Luca Lucentini per la parte più specialistica. Luca Lucentini ha già detto Daniela Montadore, non so se scorrono le slide però. Tiziana in basso, sulla slide in basso, ecco, perfetto. Sì, sì, c'è un ritardo rispetto al click sul tasto. Il direttore del reparto qualità dell'acqua e salute dell'Istituto Superiore di Sanità, che è l'ente che poi è stato deputato a redigere le linee guida per quello che dovrà essere il recepimento di questa nuova direttiva all'interno dell'ordinamento legislativo italiano. Tiziana, ti chiedo di guardare
verso, forse perché c'è una direzione in cui si sente bene l'audio, altrimenti si sentiva un po' lontano. Provo ad avvicinarmi perché io purtroppo ho la telecamera che parte dal basso al PC e quindi se mi Ok. avvicino troppo non mi vede, mi taglia praticamente, che non è un problema, però ci Così si provo. sente bene. Ok, perfetto. Allora, innanzitutto cominciamo con il dire che la protezione e la gestione delle risorse idriche rientra proprio nel novero di quei settori sui quali sia l'Unione Europea che diciamo, gli Stati membri hanno una competenza concorrente. L'atto legislativo di riferimento, in questo caso quello che viene utilizzato, è la direttiva. Mediante proprio la direttiva si stabilisce un obiettivo che poi tutti i paesi dell'UE devono realizzare. Tuttavia, poi spetta ai singoli stati membri definire attraverso quelle disposizioni nazionali come vanno raggiunti gli obiettivi che vengono indicati all'interno della direttiva. Per fare un po' un excursus di come siamo arrivati alla nuova direttiva. Partiamo innanzitutto dalla vecchia direttiva che risale ormai a oltre 20 anni fa, la 98-83 della Comunità Europea, recepita poi in Italia con il decreto legislativo 31 del 2001. Alla luce del fatto che effettivamente è passato davvero tanto tempo e che sono state riscoperte nuove conoscenze in campo sanitario, ma anche nuove questioni a carattere ambientale, si è ritenuto, diciamo, indispensabile arrivare ad una revisione di questa direttiva. Da che cosa, diciamo, si è partiti? Si è partiti da un'iniziativa dei cittadini europei che si chiama Right to Water, che è stata lanciata nel 2012, che vuol dire esattamente l'acqua è un diritto. E poi diciamo, entrerò un po' più nel particolare di questa iniziativa, ma per dire che sulla base di quanto è emerso dall'iniziativa è sorta, diciamo, una suggestione, una richiesta specifica alla Commissione per rivedere il testo della vecchia direttiva. E così in effetti è accaduto, sebbene a distanza di anni, ed è stato elaborato un primo testo nel 2018 per arrivare poi a una stesura definitiva nel 2020 con l'approvazione di Consiglio e Parlamento europeo. E dal 12 gennaio del 2021 è entrata in vigore la nuova direttiva. Tutti gli Stati membri hanno, a partire dall'entrata in vigore, 2 anni per recepire le modifiche, diciamo, nelle norme nazionali. Quindi questa dovranno dare indicazioni entro il 12 gennaio del 2023 circa le modalità con cui la direttiva verrà recepita all'interno dei singoli ordinamenti. L'iniziativa Right to Water che abbiamo citato è un'iniziativa dei cittadini europei ed è stata lanciata appunto nel 2012. Rappresenta una novità assoluta. Ci sono problemi in audio? No. Una novità assoluta in quanto la direttiva, diciamo, è la prima che si basa su una legislazione europea che viene adottata proprio a seguito di appunto un'iniziativa dei cittadini europei che è uno strumento di democrazia partecipativa proprio dell'Unione Europea e che si è basata sulla raccolta di oltre 1.600.000 sottoscrizioni da parte di cittadini provenienti da oltre 12 stati membri. E che diciamo, avevano ravvisato alcune criticità che sono state diciamo, rese note alla Commissione, che a sua volta poi ha avviato una consultazione pubblica proprio in merito alla vecchia direttiva, ravvisando diciamo, la necessità di apportare dei miglioramenti rispetto all'elenco dei valori di parametro basati sulla qualità, piuttosto che diciamo, su un approccio diverso in corso di monitoraggio, un approccio basato a rischi, anche su questo vedremo meglio di che cosa si tratta, e anche diciamo, sul livello di informazioni da fornire ai consumatori e nella disparità che esisteva e che esiste ancora tra i diversi stati membri per l'omologazione proprio dei materiali che entrano in contatto
con le acque destinate al consumo umano. Ma una cosa molto importante che è stata individuata in seguito appunto all'iniziativa è il fatto che una parte della popolazione, in particolare i gruppi emarginati, non abbiano ancora un accesso garantito ad un'acqua al consumo umano di qualità, e fornire questo accesso costituisce, diciamo, anche un impegno che viene assunto anche in seno alla nuova direttiva, ai sensi proprio degli obiettivi di sviluppo sostenibile adottata dalle Nazioni Unite nell'Agenda 2030, e con, diciamo, maggior con, diciamo, riferimento specifico all'obiettivo numero 6. Qual è l'obiettivo specifico della direttiva? Lo cito così come è scritto al suo interno: gli obiettivi della presente direttiva sono la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia, nonché il miglioramento dell'accesso alle acque destinate al consumo umano. Quindi nella revisione della vecchia normativa si è tenuto ovviamente conto sia delle nuove conoscenze, come si diceva in apertura, degli effetti sulla salute di alcune sostanze, la cui presenza nelle acque è divenuta sempre più rilevante, ma anche di un atteggiamento sempre più attento nell'ambito dell'Unione Europea alla salute del cittadino e alla trasparenza della comunicazione al consumatore, ma anche delle mutate sensibilità rispetto proprio a quelli che sono i diritti dei cittadini, compresi quelli più disagiati. E proprio in quest'ottica, su quest'ultimo punto, un'attenzione particolare all'interno della direttiva viene riservata, diciamo, alle esigenze dei gruppi vulnerabili della società, e con specifico riferimento poi alle culture minoritarie quali i Rom e i Travelers, che siano, diciamo, sia stanziali che nomadi. L'ultimo diciamo riferimento che contestualizza anche l'operazione di questa nuova direttiva è l'esigenza, diciamo, di aumentare anche la fiducia nell'acqua di rubinetto, proprio per l'esigenza poi di ridurre in qualche modo l'utilizzo delle acque in bottiglia, che a loro volta diciamo producono un impatto negativo sull'ambiente in termini di produzione di rifiuti in plastica, e che in qualche modo, diciamo, incidono anche sulle tasche delle famiglie italiane per, diciamo, la spesa relativa appunto alle acque minerali in bottiglia. Vado rapidamente ad elencare quali sono, diciamo, le principali novità che sono state introdotte all'interno della direttiva per i singoli argomenti prima citati. I parametri di qualità che diciamo sono citati nell'ambito degli articoli 5 e 6, ma che poi si trovano in modo più dettagliato nell'ambito dell'allegato 1. Si fa riferimento a dei parametri microbiologici piuttosto che chimici, e dei parametri indicatori. Allora, non sono tante le novità o i cambiamenti che sono stati adottati rispetto alla versione precedente, però sono stati introdotti in alcuni casi dei limiti più severi per alcuni contaminanti, no, che erano precedentemente tracciati, come ad esempio il piombo o il cromo, mentre è stato inserito il tracciamento di nuove sostanze inquinanti derivanti, diciamo, da anche attività specificamente antropiche, come nel caso dei PFAS, e anche, diciamo, nel caso di piombo e legionella, soprattutto per quanto riguarda il tratto domestico. E poi c'è la volontà di redigere un elenco di sostanze o di composti che comunque, diciamo, possono destare delle preoccupazioni per la salute pubblica, per la salute proprio, diciamo, a partire da quelle che sono le preoccupazioni dell'opinione pubblica o della comunità scientifica. E tra questi, diciamo, si citano in particolare dei prodotti farmaceutici, composti che possono alterare il sistema endocrino e le microplastiche. Un'altra diciamo novità molto importante, su cui, diciamo, richiamo assolutamente poi un maggiore approfondimento da parte di Luca Lucentini, è questo famoso approccio basato sul rischio,
Quindi innanzitutto diciamo un approccio al monitoraggio dell'acqua. Diana, ti posso interrompere un attimo perché qualcuno sta segnalando che si sente male. Allora, da un lato parla anche più lentamente perché forse c'è qualche ritorno. Parla un po' più lentamente. E l'altra cosa, consiglio comunque di alzare un po' il volume perché a me... Sì, mi sentite meglio? Sì, assolutamente. Ok, bene. Allora... gli auricolari. Ecco, datemi conferma se sentite meglio e chi si era, appunto, chi aveva presentato il problema. Grazie, scusate. Ok, perfetto. Allora, dicevo, l'altra novità è sicuramente costituita appunto da questo approccio al monitoraggio che è basato sull'individuazione dei rischi e l'eventuale gestione dei rischi su tutta la catena di approvvigionamento dell'acqua potabile, quindi a partire dal bacino idrografico fino a tutte le tappe che portano al rubinetto. E l'approccio a rischio, diciamo, è un approccio che mira appunto a quello di prevenire un problema e non poi dover intervenire quando il problema è già manifesto. Quindi rispetto al passato, diciamo, si cerca di capire quali sono le situazioni che possono presentare un rischio e non intervenire quando, ad esempio, siamo già in caso di superamento dei limiti rispetto ad alcuni parametri di alcuni contaminanti. E altra, diciamo, elemento di grande novità è che questa valutazione del rischio viene estesa anche ai sistemi di distribuzione domestici e quindi non si ferma soltanto nel tratto esterno della rete di distribuzione idrica. Ancora un altro diciamo novità riguarda i requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano, chiedendo sin da ora a Luca Licentini poi di specificare, diciamo, quali sono questi materiali e in che momento effettivamente entrano in contatto con le acque. La volontà ovviamente è quella di non compromettere in modo diretto e indiretto la tutela della salute umana, come appunto, diciamo, è previsto dalla presente direttiva, ma diciamo devono essere anche tali da non alterare il colore, l'odore e il sapore dell'acqua, che come sappiamo incidono poi in modo particolare anche nella decisione dei cittadini di consumare acqua di rubinetto o andare verso appunto il consumo delle acque minerali in bottiglia, non favorire ovviamente la crescita microbica e non rilasciare nell'acqua contaminanti in livelli superiori a quelli necessari allo scopo previsto per quel materiale. Questo, diciamo, è un altro di quei passaggi su cui chiedo, diciamo, di dare delle informazioni supplettive per capire effettivamente a che cosa fa riferimento la normativa. Vado diciamo verso la conclusione. Le altre principali novità che erano state diciamo citate all'inizio hanno a che fare alle informazioni che devono essere fornite ai consumatori utenti almeno una volta all'anno senza doverne fare richiesta e anche, diciamo, nella forma più facilmente accessibile possibile, come ad esempio o tramite la bolletta oppure con mezzi digitali quali ormai le applicazioni intelligenti. Che tipologia di informazione bisogna fornire? In modo diciamo sintetico, le informazioni che riguardano la qualità delle acque destinate al consumo umano, incluso anche i parametri indicatori, piuttosto che anche il prezzo dell'acqua destinata al consumo umano fornita per litro e per metro cubo, che è un'informazione di cui siamo assolutamente certi le famiglie non sono a conoscenza, così come il volume consumato dal nucleo familiare nel corso dell'anno. Anche in questo caso abbiamo diciamo la certezza per il fatto che più volte abbiamo anche fatto delle consultazioni in tema, si tende moltissimo a sottovalutare quelli che sono i propri consumi idrici e quindi a non conoscere effettivamente quali sono le proprie abitudini di consumo di questa risorsa tanto preziosa. E il link al sito web contenente le informazioni di cui all'allegato 4, che non sarebbe altro che l'allegato che contiene la specifica di tutte le informazioni che devono essere fornite poi agli utenti consumatori. E l'articolo 16 disciplina quello che avevamo detto come assoluta novità e grande segnale anche di civiltà, quando gli stati membri sono chiamati ad adottare delle misure necessarie per migliorare o mantenere l'accesso all'acqua destinata al consumo umano a
tutte le tipologie di cittadine, con particolare riferimento ai gruppi vulnerabili ed emarginati, e alcune azioni che vengono sottolineate sono quelle di sensibilizzare riguardo alla possibilità di inserire dei dispositivi di distribuzione dell'acqua all'esterno e anche all'interno di spazi pubblici, piuttosto che fare avviare delle campagne di informazione ai cittadini circa la qualità di questa acqua. Incoraggiare la messa a disposizione di tale acqua anche negli spazi della pubblica amministrazione, negli edifici pubblici come acque, ospedali e quant'altro, e incoraggiare anche la messa a disposizione di quest'acqua destinata al consumo umano di buona qualità, ovviamente a titolo gratuito oppure a prezzi molto modici per i clienti di ristoranti, nelle mense e nei servizi di ristorazione. L'ultima slide è destinata, diciamo, un po' a capire perché poi, al di là ovviamente dell'aspetto più importante, che è quella della tutela della salute e quindi della salubrità del bene, della risorsa acqua, ma diciamo tutti questi aspetti non fanno altro che poi andare a incidere sull'aumento della fiducia nell'acqua di rubinetto. Perché è importante aumentare il livello di fiducia nei confronti dell'acqua di rubinetto? Perché i dati dell'Istat ci dicono che attualmente circa il 30% delle famiglie non si fida di bere acqua di rubinetto, nonostante, diciamo, l'acqua di rubinetto italiana sia di buona qualità già in questo momento, e questa percentuale arriva al 49% nelle isole e comunque a soglie superiori al 40% in altre regioni del meridione come Campania, Calabria e Puglia. Gli italiani sono quindi i più grandi consumatori di acqua minerale in bottiglia, e negli ultimi 10 anni infatti si è avuto un aumento delle vendite totali delle acque minerali in bottiglia di plastica, diciamo un raddoppio addirittura di questi volumi, e siamo arrivati, diciamo, a 10 miliardi di bottiglie nel 2019, di bottiglie di plastica, no? Con la conseguenza di un impatto notevole anche in termini ambientali, vista la difficoltà poi di raccolta e di smaltimento di questa tipologia di rifiuto. Altro aspetto negativo, ovviamente, legato all'eccessivo consumo di acque minerali in bottiglia, anche, diciamo, un aumento della spesa a carico delle famiglie italiane, in quanto negli ultimi 5 anni si è assistito da questo punto di vista a un aumento superiore al 9%. Detto ciò, io diciamo, mi fermo e non rubo altro tempo, invece lascio spazio a quello che può essere un intervento molto più arricchente di Luca Lucentini, che ringrazio ancora una volta, e grazie a tutti per l'attenzione e per la pazienza. Prendo direttamente la parola, grazie, grazie infinite dell'invito e anche alla dottoressa Toto per la, insomma, direi esaustiva presentazione dei tratti salienti della norma. Devo dire che io dirigo il reparto di qualità dell'acqua e salute, istituto superiore sanità. In tale veste, diciamo, ho partecipato ai lavori della direttiva come esperto nazionale all'interno del Consiglio dell'Unione Europea. Quindi, come sapete bene, l'assetto tecnico, diciamo, governativo, dove appunto si valuta, si valuta appunto l'aspetto sanitario, ma anche appunto le implicazioni dal punto di vista dei cambiamenti impartiti dalla direttiva, sulla base anche delle buone e cattive lezioni della direttiva precedente. E avendo questa opportunità davvero fortunata di partecipare al vostro webinar, sposto un po' il punto di vista, quindi effettivamente da chi deve presiedere alla qualità dell'acqua, mi metto a chi la attinge al rubinetto. E devo dire che avendo ascoltato appunto la presentazione, effettivamente la direttiva a cui si è lavorato è una direttiva certamente coraggiosa. Anzitutto mi piace ricordare che vado subito a dire perché è coraggiosa, ma la prima forse importante considerazione è che ovviamente per voi è scontata, per me appunto è un motivo di riflessione, è l'attenzione che c'era all'acqua.
come prima attenzione dell'Unione Europea, quando si è fondata, insieme all'energia atomica c'era l'acqua, cioè uno dei motivi fondanti dell'allora comunità economica europea, addirittura in sede di Euratom c'era appunto il presidio delle acque. E infatti furono emanate tali e tante direttive e normative che avevano reso anche confusionario questo mondo. Ma è interessante che appena si è aperta, nonostante tutte queste normative, appena si è aperta l'opportunità, come diceva Tiziana, di una partecipazione pubblica, la prima legge che è stata richiesta dalla cittadinanza europea è stata una legge sull'acqua. Allora, a questo non ci dobbiamo sottrarre. E perché è coraggiosa? Perché da questa aspettativa nasce un po' una contrapposizione apparente, perché è stata una veramente contrapposizione e costruzione nobile che ha portato a 3 anni di dialogo, perché ha fatto vedere Tiziana dal 2018 al 2021 e vi assicuro che sono stati 3 anni vissuti non pericolosamente, ma intensamente, perché sono state tantissime le interazioni, richieste, si sono succedute presidenze. E qual era l'oggetto fondamentale del dialogo? A volte anche quella fra le preoccupazioni della cittadinanza e le acquisizioni scientifiche. Esempio, microplastiche. È una preoccupazione. Prima la letteratura scientifica impartiva, no? La pandemia ce l'ha insegnato, ci diceva quello che ci si poteva attendere, quali erano gli scenari, quali erano i rischi, eccetera. E diciamo il mondo, c'era questa tecnosfera e demosfera in cui la tecnosfera preveniva un po'. Attualmente invece c'è una preoccupazione, per cui il Parlamento diceva regolate le microplastiche, ma il mondo scientifico ancora non si è neanche messo d'accordo se esprimere le microplastiche in microgrammi litro o in numero di particelle, cioè neanche sull'unità di misura, per non parlare poi della natura chimica e per non parlare degli eventuali rischi sulla salute. I numeri che sono usciti fortunatamente sono molto da restringere, soprattutto per le acque sotterranee. Probabilmente, anche se non abbiamo le conoscenze, probabilmente speriamo, non ci vogliamo pronunciare, ma insomma il problema è meno impattante di com'è, ma di fatto non lo conosciamo molto. E mettere in una direttiva un parametro di cui non sai vita, morte e miracoli e metterlo senza limite. Per noi del Consiglio significava, ma dove andiamo? Cioè, ci dici di stimare qualcosa di cui non conosciamo nulla. Però la sfida è stata raccolta e credo che veramente sia stata una crescita anche per il mondo scientifico, perché comunque si raccolgono dati mentre si controlla, non è che si controlla un eventuale fattore di rischio dopo che sappiamo vita, morte e miracoli, ma purtroppo gli impatti sanitari ci sono stati. Per questo è coraggiosa, ma è coraggiosa anche per l'ampliamento del campo d'applicazione che ci dicevano i giuristi del Consiglio non è assolutamente scontato. In mettere l'accesso all'acqua in una direttiva che era solamente, probabilmente solamente destinata a regolare alcuni parametri di qualità, è stato qualcosa che ha bloccato i lavori per un certo tempo, perché lo stesso ufficio legislativo del Consiglio non sapeva se era possibile. Dopodiché ha detto, vabbè, se lo fate voi, c'è tutto, Parlamento, Consiglio e Commissione, si può fare. E poi altri aspetti, diciamo, coraggiosi sono quelli dell'approccio basato sul rischio. Cioè si è detto, e questo è veramente importante comprenderlo, perché la direttiva precedente stabiliva dei valori di parametro, cosa che fa anche questa, per carità, su tanti parametri a rubinetto. Nel momento in cui, e purtroppo succede, non spesso, ma succede, veniva trovato un parametro nuovo, sapete tutti la situazione dei perfluoroalchilici nel Veneto, tutte problematiche, il tallio in Toscana, i composti, cioè parametri rari, fra virgolette, vengono definiti addirittura emergenti, anche se veramente è una beffa, no? Perché cosa c'è d'emergente in un composto che ho progettato chimicamente, perché ho fatto una molecola che sia proprio idealmente eterna, idrosolubile e liposolubile, cioè l'ho progettata, l'ho prodotta in un sito dove ricarico una falda acquifera. L'ho sversata lì, dopodiché me la ritrovo al rubinetto da quella falda e dico emergente.
emergente, sia perché non me l'aspettavo, sia perché diventa un'emergenza, è addirittura paradossale. Allora, passare da un concetto in cui un certo numero di parametri venivano controllati al rubinetto e appunto, diciamo, l'acqua è potabile, è sicura perché mancano questi parametri, è certamente qualcosa che il consumatore si aspetta, no? Perché e quando si trova una sostanza incognita, viene puntato il dito sul fatto che non veniva messa nella lista ed è uno, a volte una foglia di fico della regione, del paese membro, che dice non l'ha messa lo Stato centrale, non l'ha messa la regione, non l'ha messa la commissione. Ma il quesito è, possiamo mettere in una lista di controlli purtroppo centinaia di migliaia, in teoria, di sostanze chimiche che possono che sono rilasciate e prodotte e brevettate? La risposta è no. E allora possiamo affidarci al controllo a 48 o 50 sostanze ed essere sicuri? La risposta è no. Allora qual è il modo più coraggioso, consapevole e scientifico per controllarli? Conoscere la storia dell'acqua, da dove si forma fino al rubinetto in cui la usiamo. Ecco questi quattro articoli di analisi di rischio, gestione dei rischi. È una dovuta diligenza di una comunità vastissima che include anche i consumatori, perché gli attori che poi contribuiscono alla qualità dell'acqua, alcuni dei quali inconsapevoli sono tutti, devono comprendere quali sono le fonti di pressione che possono alterare la sicurezza dell'acqua nel territorio, fonti storiche, discariche abusive, incendi, ovviamente produzioni industriali. Tutto per capire cosa c'è in quel territorio e cosa può finire in una falda idropotabile. Questo lo devono fare gli Stati membri, articolo 8. Devono rendere queste informazioni fruibili a chi quell'acqua la capta. Già c'è qualcosa, perché l'Italia ha, dobbiamo dire in modo molto apprezzato, per fortuna, ha portato queste esperienze. Qualcuna, diciamo, negativa, molte positive, avendo imparato da tristi esperienze a Bruxelles. E quindi il gestore idropotabile capta da quel pozzo, consapevole dell'analisi di rischio che c'è a monte di quel pozzo, e da quel punto in poi valuta tutto quello che di rischioso fa in quell'acqua, trattamenti, distribuzione, fino al contatore. E poi l'ultimo miglio, articolo 10, piani di sicurezza o analisi di rischio degli edifici. È un aspetto delicato su cui si sta intervenendo, grazie a voi e anche a Cittadinanza Attiva, ma in generale al MISE, si sta contribuendo alle linee guida di sicurezza idrica negli edifici, che devono essere sicuramente utili per rafforzare la prevenzione, ma certo sostenibili. Non possiamo chiedere che in un carcere che ha già moltissimi problemi si pretenda una conoscenza e un libretto del sistema idrico a tutto tondo, per cui dobbiamo aumentare, per quello che si può e in un modo progressivo, la conoscenza e la prevenzione. Questo è un po' il sistema di analisi di rischio. E tornando agli edifici e alla domanda di Tiziana sulla certificazione di materiali e prodotti, anche questa è una richiesta italiana molto forte. Attualmente, come sapete, purtroppo possiamo conduttare, e questo è un po' paradossale, la nostra acqua in qualsiasi tubo, ma anche possiamo chiamare un idraulico che può aver messo solo la targa idraulico e quindi usare qualcosa di assolutamente inconsueto, un tubo per irrigazione, ma di fatto non c'è neanche un tubo o un materiale certificato. C'è una autodichiarazione del produttore che quel prodotto è conforme. Stiamo lavorando davvero intensamente a che ci sia un sistema di certificazione di parte terza, di approvazione dei materiali e dei prodotti a contatto con l'acqua, che è il prerequisito, insieme a quelle linee guida sugli edifici, per poi addestrare e qualificare anche gli idraulici. Sono processi che vanno condotti insieme e molto piano, perché non serve che una norma che da oggi a domani chieda all'idraulico il brevetto, perché altrimenti non si accompagna un processo che deve essere migliorativo, non solo impattante, per cui poi si vendono i brevetti, si comprano, sono tutti brevettati ma sono gli stessi di prima. Abbiamo fatto questo percorso, devo dire, con i piani di sicurezza
dei sistemi idropotabili. Adesso quasi tutte le grandi città, i gestori specializzati hanno questi piani di sicurezza, quei sistemi di analisi di rischio che vi dicevo. Molti rapporti, tutte le grandi città più o meno hanno questi sistemi e hanno migliorato molto. Fra l'altro anche assumendo giovani all'interno dei gestori idropotabili, geologi, discipline diverse che non venivano contemplate perché alcuni fattori di rischio non venivano neanche immaginati. Sono importanti perché oggi abbiamo cambiamenti climatici che se non aumentiamo la cosiddetta resilienza rischiano di farci trovare spiazzati dal punto di vista qualitativo e quantitativo. Questi sistemi di analisi rischio degli articoli della direttiva sono proprio a proteggere e a immaginare degli scenari. Vi dico solo, insomma, per ditemi se sto andando oltre nei tempi, che per insegnare a livello di OMS a noi la prima lezione su questi famosi piani di sicurezza dell'acqua, il criterio era, e in questo diciamo il personale, le colleghe femminili erano molto più esperte e capaci, si è detto: immaginate di dover organizzare una festa per bambini, vi raccontiamo tutto quello che faranno i bambini e voi da quando li prendete dalle mamme a quando li riconsegnate dovete garantire un ambiente sicuro. Quindi tutto quello che si immagina, spigoli, protezione, cioè quello che sono gli eventi pericolosi, devono essere immaginati, configurati e controllati in senso inglese di tenere sotto controllo, quindi avere delle misure di controllo perché si evitino. Questo è importante e interessante perché invece il nostro sistema di controllo è analizzare, che sussiste. Però quando noi parliamo sono sicure le acque, certo facciamo 1 milione di controlli l'anno, più di 1 milione in realtà, e sono tutte conformi, verissimo, ma questo non è il controllo, perché se dovessimo trovare una non conformità non era sotto controllo la situazione, qualcuno si è bevuto l'acqua non sicura. Quindi non dobbiamo passare da controllare, verificare, cioè verificare che tutto quanto abbiamo messo ha funzionato, a tenere sotto controllo, cioè evitare sul nascere, prevedendo gli eventi pericolosi e rafforzando le misure. Questo è un po' il concetto di analisi di rischio. E insieme a questo c'è appunto, abbiamo detto dei sistemi dell'acqua dell'edificio, c'è il discorso dell'informazione che va di pari passo, perché il discorso della consapevolezza del bene prezioso acqua e quindi anche del suo costo, che per fortuna, e grazie anche a voi, ma grazie a un patrimonio di conoscenze e di cultura, non è aumentato insieme a quello degli altri settori, sempre sotto l'autorità, che sono invece purtroppo fortemente impattanti. Ma questo è una cultura da trasferire anche alle altre generazioni. Se oggi a casa vediamo spegnere la luce e usare meno gas e magari andare pure meno in giro in macchina perché è costata la benzina, ma teniamo l'acqua aperta perché continua a costare poco, diamo un'informazione sbagliata. Il costo basso dell'acqua, di una risorsa così preziosa, è dovuta, come la sanità, ad un arrivo culturale che dobbiamo trasferire. E quindi dico questo perché insieme, anche questo è un altro aspetto che l'Italia ha messo, insieme alla nuova normativa sulle acque che ha, come ha detto molto bene Tiziana, anche rivisto i numeri, la pericolosità del piombo, della legionella, di tante cose, abbiamo voluto dire, considerando della direttiva, che sono un po' meno letti, però speriamo che in questo caso siano letti, che la sicurezza dell'acqua non è solo l'assenza di taluni sostanze, perché poi c'è anche questo approccio, ma è la presenza nell'acqua di elementi nutrizionali preziosi per la vita, perché quando inseguiamo l'allontanamento di un parametro che poi magari compriamo nell'indicatore, quando noi compriamo il trattamento domestico di osmosi inversa in cui togliamo tutti gli elementi che poi cerchiamo appunto nell'integratore che andiamo a comprare in farmacia e che non dà quell'elemento in quella forma di biodisponibilità, alteriamo appunto, oltre al fatto che sprechiamo 2/3 dell'acqua, perché l'osmosi inversa quello fa,
oltre al fatto che alteriamo la facies chimica, spendiamo molto dal punto di vista energetico, oltre che nelle nostre tasche, in realtà compiamo qualcosa di assolutamente inutile, ma che sconfina anche nel dannoso. Allora, l'informazione sulle caratteristiche nutrizionali dell'acqua e anche un approccio meno, come dire, di pregiudizio rispetto alla presenza delle acque. L'Italia, concludo, è l'unico Stato membro con vulcani attivi. Questo fa sì che il patrimonio di acque minerali e termali, lo sapete, in Italia è unico al mondo. Questo significa che noi vogliamo molti elementi minerali, ma guarda caso, spesso quando si parla di un elemento, l'approccio generale, voi lo sapete nei consumatori, anche se parliamo di boro, un po' meno del calcio, ma neanche. Il calcio è un elemento assolutamente protettivo per le malattie cardiovascolari, per la nostra salute fa solo bene, non ha alcuna relazione con i calcoli, ma nel nostro immaginario è legato appunto al danno, questo sicuro, negli elettrodomestici, ma non è lo stesso. Trattiamo l'acqua per usi industriali, ma non per usi potabili. Ma anche gli altri elementi chimici non ne parliamo. Alcuni sono veramente tossici, arsenico, ma il boro non lo è. Eppure se parliamo di boro, di bario, di altre sostanze, di cromo, si parla di qualcosa che non deve essere presente nell'acqua, ma se noi leviamo dei minerali, a parte che spesso sono elementi indispensabili, il fluoro, come ci insegna Paracelso, entro certi limiti necessita, se usiamo acque da distillazione dobbiamo aggiungerlo, ma se supera dei livelli ovviamente ce ne dobbiamo preoccupare, livelli fra l'altro consentiti nelle acque minerali, ma qui apriamo un'altra parete. Ma comunque allora questo bilancio dobbiamo considerarlo, e appunto l'informazione sulle caratteristiche nutrizionali, sul contenuto appunto anche di elementi come dire positivi e salutistici, come si usa dire, è importante darlo come messaggio. Io mi fermerei qui perché, vabbè, ovviamente ci sono anche delle domande, infatti. Ok, allora andiamo. Allora, io mi faccio soltanto portatrice, perché nel frattempo, mentre parlava, alcune considerazioni che riporto. Intanto rispetto ai parametri a cui ha fatto cenno prima, uno spettatore, Lorenzo Signori, dice: è anche vero che quando i parametri vengono superati avviene che gli stessi vengano alzati in modo da rendere regolare lo sversamento. Va bene, è una diciamo una considerazione. Allora è una considerazione che ha senso, perché di fatto è successo, abbiamo parlato di deroghe, esiste. È una, diciamo, riflessione che meriterebbe un po' di tempo e non ha posizioni contrapposte, perché non c'è una posizione contrapposta. Spesso si vuole avere, cioè si vuole andare in una trasmissione in cui c'è l'istituzione che dice: ho alzato il valore dell'arsenico, come se avesse una, diciamo, passione per avere, e un'altra associazione che dice: voglio che l'arsenico sia assente. Ecco, in questo non è che c'è contrapposizione, c'è la necessità di fornire acqua. Questi parametri sono stati votati all'unanimità dalla direttiva, considerando che i limiti stabiliti sono fortemente precauzionali e legati al consumo di una vita dell'acqua. Questo significa che non li dobbiamo superare, sono precauzionali perché stiamo parlando di acqua e quindi dobbiamo mantenerli come valori obiettivi imperativi. Ma quando questo limite, per esempio per contaminanti naturali, richiede, diciamo, dei tempi lunghi, qual è la soluzione migliore rispetto ad assumere, siamo in tema di vaccini, no? Dei rischi calcolati e giudicati al meglio delle conoscenze minimali, perché quel fattore di sicurezza ha un materasso molto molto ampio, che significa, se ci spostiamo su questa fase, rispetto al fatto di non dare acqua potabile. Questo sottende questa decisione, non c'è nessuna volontà di appunto alzare limiti per stare comodi, perché di fatto poi voi lo sapete bene, non c'è qualcuno che ci guadagna nell'aumentare un limite, spesso poi per un parametro naturale, è che ci serve tempo per realizzare delle opere. In quel tempo come gestiamo la sicurezza? Teniamo conto che spesso
il superamento è legato a un limite che noi abbiamo abbassato per aumentare la precauzione. Quindi, teoricamente, se non avessimo aumentato la precauzione, sarebbe rimasto un limite più alto in cui l'acqua era potabile. Quindi, in questo aspetto, no, secondo noi, non debbono esserci, diciamo, aspetti pregiudiziali di contrasto. Certamente, però, questo non leva nulla al fatto che, anche dal punto di vista della comunicazione, un limite debba essere rispettato ad ogni costo. Però il concetto è: non stiamo parlando di doping sportivo, ecco. Ok, un'altra, questo abbiamo adesso i microfoni silenziati perché sarebbe stato, credo, un oggetto di dibattito, insomma, interessante. Dunque, un'altra considerazione: è positivo che la valutazione e gestione del rischio per i bacini di estrazione di acque destinate al consumo umano, questa valutazione dovrebbe essere fatta però ad intervalli minori e non con periodi di 6 anni. Beh, quello che chiede la direttiva acque potabili è che sia fatta quasi in tempo reale, cioè nel senso che la valutazione a cui si riferisce il richiedente è legata ad una normativa che è fondamentalmente ambientale, anche se poi ha ovvie ricadute sanitarie, di una normativa molto ambiziosa ed è ancora uno dei fiori all'occhiello dell'Unione Europea, la direttiva quadro acque, la 2060, che ha per la prima volta nella storia considerato tutte le acque classificate, rese note, monitorate in tutti i paesi e inoltre preteso che entro un certo intervallo di tempo si garantisse un buono stato di qualità della risorsa idrica nell'ambiente, e se questo non c'è, ogni 6 anni lo dobbiamo comunque rivedere. Quindi la valutazione a cui si riferisce è una valutazione ambientale che però ovviamente utilizza tantissime informazioni preziose dal punto di vista sanitario: fonti di pressione, piezometri dove monitoriamo la risorsa e quindi dati di monitoraggio e quant'altro. Abbiamo semplicemente trasposto nell'articolo 8, in modo che non ci siano costi aggiuntivi, che queste informazioni che sono utili dal punto di vista ambientale per il buono stato chimico e tutto, siano disponibili in tempo reale, e qui la sfida è molto digitale, ai gestori idrici e alle ASL, perché così quello che succede nell'ambiente viene reso noto, ma qui non ogni 7 anni, perché attualmente ogni 6 anni, perché è vero quello che diceva il collega, che ogni 6 anni che ci faccio? Cioè, a sapere che 6 anni fa c'era un contaminante, già l'ho distribuita l'acqua? No. Ogni 6 anni abbiamo un report su quello che è successo, ma in tempo reale il gestore idropotabile può vedere il dato di monitoraggio, che poi alle autorità ambientali servirà quello, ma alle autorità sanitarie serve in prevenzione sanitaria collettiva. Dottor Lucia, mi collega a questo con un'altra domanda: chi deve fornire le informazioni relative alla qualità delle acque e al costo delle stesse? Qui c'è una, diciamo, viene detto agli stati membri, per cui è una informazione, insomma, che spetterà al Ministero della Salute soprattutto, ma diciamo al collegio di recepimento, dove forse, cioè al gruppo di lavoro sul recepimento, dove forse sicuramente ci sarà il MISE, immagino, e quindi anche la rappresentanza dei consumatori. Tendenzialmente avrebbe senso che lo facesse il gestore idropotabile con una sorveglianza dell'autorità, eventualmente, e se possibile anche con una interazione, se non sorveglianza, dell'autorità sanitaria, perché ci aspettiamo di vedere appunto in un sito, ma insomma anche con lo smartphone, il nostro, diciamo, la nostra zona con la qualità dell'acqua, e anche detta dal gestore idropotabile, ma anche magari un altro strato in cui ci dice, la ASL ci dice: ho fatto i controlli e non ci sono stati problemi. Quindi, e soprattutto quella realtà ha un piano di sicurezza dell'acqua, perché se non c'è quell'analisi di rischio, diciamo che non siamo sicuri a tutto tondo di tutta la storia. Per cui, ecco, la risposta è che credo che sarà il gestore idropotabile a darlo. Devo dire che pure qui, scusate se rubo 30 secondi veri, anche questo è un assetto culturale. Noi non è che ci facciamo le analisi del sangue ogni settimana per sapere come stiamo.
E così è nell'analisi dell'acqua. L'acqua ce l'aspettiamo abbastanza stabile perché viene da fonti sotterranee per l'85%. Quindi con sistemi che devono lavorare non giorno per giorno al cardiopalma, ma stabile, quindi dobbiamo essere sicuri dell'acqua. Quindi anche se molti tendono anche in altri paesi ad avere lo smartphone per vedere se posso prima di bere, non vorremmo dare questo messaggio. Bere sul rubinetto deve essere sicuro anche se non ho lo smartphone e non la controllo in quel momento, insomma. Ok, vado veloce perché ce ne sono diverse. Allora, chi può chiedere di inserire le sostanze da controllare nell'acqua? Allora, dunque, le sostanze inserite in direttiva ovviamente hanno tutto un percorso complicato dell'OMS. Lo Stato membro può inserire dei parametri complementari come lista tabellata, abbiamo parlato in allegato 1, se ha motivo di ritenere che è un parametro nazionale, esempio vanadio, esempio clorito, ne abbiamo diversi, esempio microcistine che avevamo anticipato. Invece molte sostanze sono inserite negli sistemi di analisi di rischio sito-specifici, a secondo appunto, e lì la comunità locale può anche avere, diciamo, un importante contributo. Chiaro che non deve chiedere 1.000 sostanze perché ha visto un film, cioè deve portare delle evidenze per cui quel tipo di sostanza è plausibile in quell'acqua o comunque che vengano fatti dei controlli. Però devo dire che nei piani di sicurezza dell'acqua lo scenario dei controlli è stato molto più basso, insomma, tutti gli elementi chimici, i più rari, dal tallio e tutto, sono ormai controllati e tante altre sostanze. Ok, allora un'altra, per l'inserimento del controllo di sostanze da parte del gestore, allora può voler dire che dove ci sia o ci sia stato forte impatto di sostanze chimiche da parte di manifatture del territorio, il gestore è obbligato ad inserirle. Se, esempio, nel Bellunese le occhialiere hanno in passato fatto forte uso della galvanica, ma il gestore non controlla nulla in tal senso. O chi può obbligarlo? Correttissima domanda, può obbligarlo la normativa già esistente perché i piani di sicurezza dell'acqua sono obbligatori dal 2017, dal 14 giugno 2017, li abbiamo portati in direttiva, lo saranno ancora di più. Quindi il gestore idropotabile deve controllare tutto quanto può interferire, quindi se ha una galvanica sopra, credo che ci si riferisca soprattutto al cromo 6. Quindi, ma anche ad altri composti chimici, e quindi deve controllarlo. Ora, dunque, ripeto solo per i controlli, non è detto che questo controllo vada fatto ogni giorno, cioè se lui deve tenere sotto controllo quella situazione, se la galvanica sta per uno studio idrogeologico con una impermeabilizzazione naturale certa, chiaramente dobbiamo essere sicuri che quello non si fratturi, che esiste un contesto, però non dobbiamo legare solo al controllo analitico quella certezza. Se abbiamo motivo di pensare che quella struttura non presenti rischi di plausibilità, posso avere dei controlli meno pedissequi su quel parametro. Quindi l'importante è dire: non leghiamo tutto al monitoraggio analitico, perché questo potrebbe essere anche a volte controproducente, ci darebbe una falsa sicurezza. È un elemento importantissimo, ma un po' come dicevamo nell'analisi del sangue, cioè non leghiamo la sicurezza ma leghiamola a uno studio molto più vasto. Quindi sapere cosa significa la presenza di un'industria galvanica rispetto all'area di ricarica della falda? Magari il pozzo è qui, ma l'area di ricarica è più lontano, non è molto infrequente, eh? Cioè il cammino che fa l'acqua in modo sotterraneo, per cui siamo fortunati a essere stati protetti, o viceversa, siamo molto sfortunati perché non sappiamo che quell'inquinamento invece finisce, caso fas, a circa 40 km di distanza. Due considerazioni, oddio, sono tante. Allora, due considerazioni. Uno, Guido Mattera dice: ho sotto gli occhi la delibera ARERA del 30 dicembre 2021 che parla dei criteri per l'aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie. Purtroppo non vedo alcun riferimento alla nuova direttiva europea. E invece sarebbe stato utile. È perché aspettano il recepimento. No, devo dire, ARERA sinceramente è molto tempestivo.
però giustamente insomma ha anche chiesto di inserirlo subito, però ovviamente aspetta appunto di sapere cosa imporre al gestore perché, per evitare magari una duplicazione di sforzi. Credo che sia questa la risposta, insomma, Ok, per invece quanto. Lorenzo Signori dice: in Veneto abbiamo avuto e ancora stiamo soffrendo di inquinamento della falda per cromo 6. Oggi abbiamo l'inquinamento del Vicentino, tutti fenomeni che durano da decenni e scoperti dai cittadini, non dagli organi di controllo. Questo è il ruolo. Verissimo, verissimo, ed è il motivo per cui è stata revisionata la direttiva. Purtroppo la prova ulteriore della, diciamo, della lacuna, se non in alcuni casi della debacle, non voglio dire, cioè le acque per fortuna, insomma, di gran parte le acque italiane sono sicure e lo erano anche prima, però certamente c'erano delle aree di falla, questa del Veneto ha fatto deflagrare ed è stata. Devo dire che il Veneto, il caso Veneto, il caso Taglio, ha portato nel 2015 a emettere una direttiva, la 1787, prima delle altre, e che ha portato ai piani di sicurezza dell'acqua. Ed è vero che tutte queste, diciamo, crisi sanitarie legate all'acqua non sono state segnalate dal sistema sanitario, nel caso, ma da ricerche geologiche, quindi da tutti gli altri. Per cui questa revisione della normativa mette alla luce. Però voglio dire una cosa, scusate, proprio per i monitoraggi, per far capire. Prima dei FAS in Veneto, da quella stessa falda, esistevano delle sostanze, fortunatamente, voglio dire, e vi dico subito perché, puzzolenti e colorate, che si chiamano benzotrifluoruri, che una volta che dalla falda sono migrate ai punti di captazione, sono state viste, al contrario dei FAS, che sono silenti e invisibili, e quindi i pozzi sono stati chiusi. Ora, la domanda è questa: se avessimo messo come c'è i benzotrifluoruri come parametro da monitorare perché sono nell'acqua in tutta Italia, avremmo protetto quella stessa falda dai FAS? La risposta è no. Non è inserire un parametro nel controllo del rubinetto, cosa da fare nel caso dei FAS, sono composti ubiquitari, quindi controlliamo, più li controlliamo meglio è, ma non tutti i parametri ha senso che vengano inseriti. È importante conoscerli, conoscere a quali fonti di pressione si lega un possibile inquinante e vedere e assicurarsi che quello non c'è, non c'era, non c'è e non ci sarà. Allora, io continuo un po' più sintetici così perché sono tante. Allora, Prometto di essere più no, sintetico. è che sono domande importanti purtroppo, quindi chiedo di fermarci qualche minuto in più, ecco, perché soltanto sono 2 minuti al termine dovrebbe essere. Allora, uno spettatore anonimo, quindi non, mi dispiace, non posso citare il nome, dice: ci sarà modo di procedere all'azione legale qualora non si adottino tutti gli obiettivi prima elencati? Allora, prima cosa, una sentenza nel caso di Bussi ha decretato che l'inquinamento della falda, quindi non è solo un danno ambientale, ma è avvelenamento, perché quella falda inconsapevolmente può essere usata ad uso potabile. Quindi la prima, diciamo, importantissima norma è questa. Dopodiché, certo, diciamo, quello che si richiede, e grazie a questi piani è enormemente più ampio, è il concetto di dovuta diligenza, cioè fare ho perso, ecco, avevo perso la linea. Diciamo, compiere tutte le azioni dovute e con piena consapevolezza, preparazione e formazione per adempiere agli assetti normativi, tenendo conto che è una normativa sfidante, cioè non ti dice rassicurati perché controlli questa lista di sostanze, ti dice vedi tu quali sostanze controllare. Quindi questo richiede una dovuta diligenza massima, perché poi devi dimostrare che tu non potevi conoscere l'esistenza di qualcosa che qualcuno ha trovato, ma ci auguriamo che non lo devi neanche dimostrare perché hai controllato tutto. Allora, a sud di Treviso da anni si rileva un'onda di mercurio che ha provocato la chiusura dei pozzi privati in un paese limitrofo e che si muove verso sud-est. A chi compete, chi ha l'obbligo di farlo, l'individuazione della fonte di questo flusso? La regione 2 anni fa ha accampato una scarsità di fondi. Eh sì, perché questo attiene a tutto il mondo bonifiche, è un po' lunga la richiesta, cioè quando si superano le famose CSC, concessioni delle
il terreno va di concentrazione di contaminazione, il terreno va sottoposto a bonifica. È un aspetto che dovrebbe essere affrontato sicuramente, perché stiamo mettendo in bonifica mezza Italia, quelle terre non sono usate, qualche uso invece potrebbe esserne fatto, ma invece dovrebbe essere intercettato tutto quello che avviene. Però ecco, per cui poi non si hanno fondi per bonificare le priorità, questo è un po' il problema. È vero, purtroppo lo sappiamo, però diciamo che non finirà in falda, ecco, questo è sicuro. Intanto vabbè, saluto chi deve lasciarci. Allora, la domanda è: lei ha accennato che l'Italia è l'unico paese membro dell'Unione con vulcani attivi. Tra questi c'è l'Etna, le cui acque sono contaminate dal vanadio, spero di averlo citato bene, in quanto ruscellano sulla roccia lavica. I gestori dei servizi idrici, del servizio idrico, danno indicazioni sul contenimento dei parametri di questo elemento entro i limiti di legge. Qual è il reale pericolo delle acque in cui è presente il vanadio, stante che in spettrogramma questo elemento chimico è vicino all'arsenico? Allora, il vanadio diciamo che è una peculiarità italiana, l'abbiamo insegnato, in realtà noi l'abbiamo scoperto grazie all'esportazione dei condorelli, cioè nessuno qui sapeva nulla sul vanadio, poi sono stati mandati questi prodotti in America dove controllano tutto e hanno trovato questo elemento. L'hanno detto all'Italia, si è scoperto che derivava dall'acqua e non c'era nessuna informazione tossicologica. È stato fissato un valore limite, la vicinanza, diciamo, e i danni sanitari, insomma, non fortunatamente non sono assolutamente comparabili. Spesso basta anche nella fortuna e nella sfortuna che ci siano isotopi o diverse conformazioni chimiche perché le proprietà tossicologiche siano del tutto diverse. No, devo dire che è stata proprio svolta una valutazione tossicologica approfondita, quindi c'è un limite di riferimento del vanadio che peraltro è stato portato in Europa e la Germania una volta tanto ha studiato il vanadio, l'ha messo anche nel suo paese con un limite più basso dell'Italia, quindi noi stiamo facendo delle valutazioni anche in tal senso per vedere quali sono i cammini, però insomma l'assetto di valutazione del rischio c'è stato, c'è e anzi ha precorso, dobbiamo dire, un po' tutti su questo parametro. Allora ci avviciniamo alle ultime domande, intanto dico a chi sta andando via che vi saranno inviate sia le slide che la registrazione. Allora Salvatore Speranza dice: le attuali tubature dell'acqua pubblica in Italia hanno livelli di rischio e nel caso quali? E poi la seconda: qualità dell'acqua di rubinetto stessa, il caso di quantità di arsenico nell'acqua di rubinetto in alcune zone italiane. Il processo culturale legislativo non dovrebbe anche riguardare le sostanze chimiche usate in agricoltura che si infiltrano nelle falde acquifere? Ok, penso che... Vabbè, quest'ultima è molto, molto semplice e c'è un controllo veramente etico dei pesticidi, no? Ancorché i limiti potrebbero essere molto più alti, al pari di tutte le sostanze antropiche si è messo un limite che è prossimo alla rivelabilità, quindi questo è controllato. Quando leggiamo nei rapporti ISPRA che le acque sotterranee anche sono inquinate da pesticidi, siamo ovviamente molto preoccupati e molto tristi perché significa che c'è una contaminazione delle acque, ma questo non significa affatto che vanno al rubinetto, anzi proprio il controllo le intercetta e i limiti dei pesticidi sono stati sempre rispettati e non abbiamo neanche avuto mai deroghe nei pesticidi. Per cui questo sì, e il discorso dell'arsenico è una disfunzione gestionale molto molto grave di alcune aree, ormai nel Lazio, pagheremo anche le procedure di infrazione. Se mi permettete, è anche figlio di un sistema di contrapposizione muro contro muro di sistemi di gestione pensati come ideali rispetto a una gestione specializzata che però non sono in grado di avere dei minimi fondi e di mettere su delle ovvie e scontate misure di controllo, cioè impianti di trattamento, per cui è una debacle gestionale grave dove poi alla fine si mette in... ci sono zone dove per 15 anni l'acqua non è potabile, quindi stiamo parlando proprio di mancanza d'accesso all'acqua, oltre che di rischi sanitari. Quindi la vicenda arsenico dovrebbe anche però aprire un po' un discorso, diciamo, preconcettuale sul tipo di gestione
questione, cioè perché poi è quello che interessa. E c'era la prima domanda, perché sono andato a ritroso, ovviamente la mia memoria era... Le attuali tubature dell'acqua pubblica. Ecco, sulle tubazioni. Allora, le tubazioni di per sé, diciamo, sono in generale abbastanza inerti nel presentare rischi, fermo restando che quando c'è il ristagno d'acqua ci può essere un rischio microbiologico di legionella, soprattutto negli edifici, non tanto nelle grandi tubazioni, e anche di piombo. Piombo è un rischio, è un po' lunga come cosa, insomma, dare tutti i rischi legati alla tubazione è difficile. Diciamo, come flash, il rischio maggiore è il piombo in caso di stagnazioni delle acque, in caso di impianti idrici antecedenti agli anni 60, soprattutto negli edifici. Non è un problema dei sistemi idrici. Diverso è il problema dell'amianto nelle reti in fibrocemento, in Ethernet, in cui si interviene quando ci sono delle soglie elevate. Fortunatamente ancora non ci sono delle evidenze, a parte che i livelli di fibre d'amianto veicolati dall'acqua sono per fortuna tenuti sotto controllo e sempre abbastanza contenuti. Dove non lo sono, anche se non esistono limiti o sono molto alti, si interviene in estrema precauzione, però non c'è, diciamo, la necessità di sostituire tutte le tubazioni d'amianto, anzitutto perché non c'è prova che l'amianto ingerito sia tossico come quello inalato, poi perché molto spesso queste tubazioni in amianto in realtà non hanno amianto in contatto, perché esiste una, non so se avete mai visto la tubazione, quindi una calcificazione per cui di fatto non c'è più, a volte sono, insomma, è un elemento che non è normato per una serie di motivi di valutazioni sanitarie solide e sempre aggiornate, ma che viene comunque tenuto sotto controllo, specialmente in Italia. Ci sono piani amianto sulle tubazioni. Altri rischi possono essere, ma non abbiamo tempo di approfondirli. Gli ultimi due, uno sul sistema di filtraggio casalingo, in cui si dice che è un sistema di filtraggio casalingo molto economico per i consumatori, anche di semplicissima installazione, è quello a ceramica. Cosa ne pensa? E il secondo invece si fa riferimento ai parametri limite delle sostanze inquinanti nell'acqua, chiede se è stato fatto uno studio dei parametri derivanti dalle varie fonti per stabilire i parametri massimi. Beh, questa seconda, certo, certamente, diciamo, i parametri inseriti in direttiva sono quelli più pericolosi, sia per la questa connotazione qualitativa di pericolo legato alla sostanza, sia per la plausibilità di trovarlo in acqua. Quindi certamente c'è anche una accessione dei menu di raggi, fermo restando il fatto che il tallio è molto pericoloso e molto raro, quindi non è stato messo in tutta Europa, però chi ha, diciamo, captazioni vicino alla miniera, ancora una volta, piani di sicurezza dell'acqua, il taglio lo deve controllare e lo deve escludere. E invece la seconda domanda, io c'ho una memoria... Era la prima sul sistema di filtraggio a ceramica. Ah, sistema di filtraggio. Allora, la domanda è, ma dobbiamo filtrarla l'acqua? Cioè la ceramica, come altre, insomma, anche l'argento, sa, esistono poi delle varie, diciamo, indicazioni per cui abbiamo una apparente, insomma, disinfezione. In realtà la nostra, diciamo, il nostro messaggio non è che deve essere, ma è e continua ad essere il fatto che l'acqua di rubinetto deve essere sicura. Se poi la vogliamo gasare, rinfrescare, ben venga, ma intervenire proprio sulla rimozione di parametri, insomma, non, diciamo, può non essere necessario, può anche essere dannoso. Il caso del filtro ceramica ovviamente è assolutamente il migliore che possa esserci, o il meno peggiore se la vogliamo mettere in un'altra maniera. Ma invece altri sistemi, se non li teniamo manutenuti correttamente, possono anche diventare un problema, e lo sono stati. Ok, l'ultimo invece è una considerazione che penso che sia utile condividere con tutti. Dice Guido Mattera: suggeriamo a tutti di partecipare o chiedere di farne parte dei comitati consultivi degli utenti dei consigli di bacino. È uno strumento obbligatorio che dovremmo usare di più. E va bene.
Assolutamente sì, aggiungo che insomma anche la comunicazione dei piani di sicurezza dell'acqua, cioè di quei sistemi di analisi di rischio, deve essere data dai gestori ed è molto utile che ci sia una partecipazione costruttiva quale la vostra al gestore idropotabile per dire guarda che noi siamo preoccupati perché conosciamo un interramento in quel bacino di qualcosa e quindi ti diamo questo elemento di conoscenza proprio per quello che si diceva. Per dovuta diligenza valutalo. Può non essere vero, può essere vero. Sono contributi, diciamo, utili. È anche una valorizzazione, e lo facciamo sempre nei piani di sicurezza, dei reclami dei cittadini che, volti alla prevenzione e non solo alla risposta. Grazie. Ok, grazie. Intanto ringrazio Luca Lucentini e Tiziano Toto e lascio la parola ad Annalisa Mandorino per alcune conclusioni. Grazie davvero, visto che abbiamo un po' sforato nei tempi, ma era fondamentale che il dottor Lucentini, che ringrazio ancora, avesse la possibilità di rispondere a tutte le domande, perché come abbiamo avuto modo di vedere, questo è un argomento molto tecnico, ma nello stesso tempo anche molto strategico. Come diceva prima il dottor Lucentini, questo è un grande tema di partecipazione, no? E lo è non soltanto nel modo che ci è appena stato segnalato, che è fondamentale. Cioè della partecipazione agli istituti previsti già, dove è bene che le comunità siano presenti, si attivino, diano suggerimenti, rappresentano anche il loro punto di vista e le informazioni che posseggono, ma è un tema di partecipazione anche in senso più strategico. Se pensate, per esempio, su questo c'è stato un impegno anche di Cittadinanza Attiva e di tutte le associazioni dei consumatori quando nel 2011 è avvenuto il referendum, un grande tema di partecipazione che intorno all'acqua bene comune ha coinvolto all'epoca 26 milioni di persone. Lo dico perché purtroppo da allora non è che da questo punto di vista siano stati fatti tanti passi in avanti, come spesso succede. Il referendum è stato, i contenuti del referendum sono stati in parte raggirati in vario modo e a distanza di tanto tempo ci troviamo a non avere una legge che da questo punto di vista porti a compimento l'indicazione che tanti cittadini avevano dato con quel referendum. Però, come abbiamo visto dalle tante domande che sono state poste, è molto importante il tema dell'informazione al cittadino, no? È un'informazione che va colmata, questa direttiva va proprio in questa direzione, perché c'è un gap forte di informazione e anche proprio di esigenza di formazione, come le domande hanno dimostrato, e poi lo dimostrano le scelte dei cittadini, perché il livello, per esempio, di non utilizzo dell'acqua pubblica e di preferenza sull'acqua minerale, sull'acqua in bottiglia, sull'acqua in bottiglie di plastica è molto alto e procura poi quelle conseguenze a cui Tiziana ha fatto riferimento. E anche la scelta di non usare degli strumenti che si hanno a disposizione, per esempio le case dell'acqua, sono motivate è una scelta che è motivata alla stessa maniera, cioè da una mancanza di informazione dei cittadini che va assolutamente colmata. E un ultimo riferimento volevo fare al tema di cui Cittadinanza Attiva poi anno dopo anno si interessa, che è quello del rapporto tra la qualità e le tariffe. Inutile che faccia riferimento in questo momento alla differenza anche delle tariffe tra una zona e l'altra del nostro territorio. Invece il dato a cui volevo fare un brevissimo riferimento è quello sulla dispersione idrica, che continua ad essere un dato molto molto preoccupante nel nostro paese. Sia per il livello medio, il 42% dell'acqua immessa viene dispersa, quindi in termini di accesso parliamo di uno spreco insostenibile, insopportabile, e sia di punte di questa dispersione, perché ci sono regioni intere del nostro paese. Vedevo alcune domande dall'Abruzzo, vedevo alcune domande dal Lazio, quindi Abruzzo, Lazio, Umbria, che sono aree in cui si disperde il 55% dell'acqua immessa.
diversa. Dico questo perché volevo fare un riferimento finale a un ruolo che, a parte quello di favorire l'informazione ai cittadini di cui parlavo prima, e comunque di occuparsi dell'acqua come bene pubblico in quel perimetro di sostenibilità a cui faceva riferimento Tiziana, facendo riferimento agli obiettivi dello sviluppo sostenibile, è molto importante che noi mettiamo anche un po' le mani in pasta su quello che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede da questo punto di vista, in particolare con riferimento al tema della dispersione dell'acqua, tenendo conto che le risorse che vengono messe a disposizione sono poche, insufficienti per quello che probabilmente ci sarebbe bisogno di fare, dati i numeri che ho riportato, e che la logica con cui si procederà è una logica progettuale, per cui probabilmente le regioni più in grado, come al solito, di organizzarsi saranno quelle che saranno privilegiate anche nel finanziamento dei progetti, e questo potrebbe non risolvere quelle disparità, quelle differenze che tuttora ci sono. Quindi, diciamo, l'obiettivo di questo diritti al punto, oltre che fornire informazioni puntuali sulla direttiva che, come abbiamo capito, è fondamentale in termini di sicurezza e salute, è un po' quello di riprendere, no, anche alla luce delle risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, fortemente in mano questa politica, questo tema, e provare a lavorare affinché queste risorse siano impiegate nel miglior modo possibile per favorire l'informazione, ma anche per favorire le infrastrutture, che sono ovviamente un prerequisito di qualità importantissimo, su cui tutte le associazioni dei consumatori, compresa Cittadinanza Attiva, sono attentissime, e questa è un po' la sfida dei prossimi mesi. Ok, grazie Annalisa, grazie a tutti di nuovo. Do l'informazione, anche l'ho messo per iscritto, ma la do a voce: le slide e la registrazione saranno inviate a tutti coloro che hanno partecipato, perché abbiamo la vostra mailing list, e quindi invieremo a tutti la registrazione e le slide utilizzate. Ringrazio di nuovo a tutti, in particolare Luca Lucentini, per essere stato nostro ospite. Vi aspetto per l'ultimo giovedì di febbraio, il 24, con un nuovo Diritti al Punto, e seguiteci sul nostro sito per vedere anche poi quale sarà poi l'argomento che tratteremo. Grazie e buona serata a tutti. Grazie a voi, arrivederci. Ciao, grazie, buona serata.